Desidero leggere con voi stamattina dalla seconda epistola di Paolo ai Corinzi. Leggeremo i versi introduttivi a questa lettera. Vi ripeto il testo, seconda lettera di Paolo ai Corinzi. Leggiamo dal capitolo 1, dal verso 1. A Dio sia la gloria. Amen. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, alla chiesa di Dio che è in Corinto, insieme a tutti i santi che sono in tutta l'Acaia. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. E ci fermiamo qui. Lascio a voi il piacere, il compito, poi di continuare la lettura di questo testo, il cui indirizzo per la nostra riflessione ha certamente nella sua parte centrale la consolazione di Dio. Sono consapevole che ogni volta che veniamo in chiesa, che ci raccogliamo nel nome del Signore, abbiamo ognuno di noi, per la sua situazione, per le proprie difficoltà, per le prove, le afflizioni, le difficoltà che andiamo e stiamo vivendo, un bisogno enorme di consolazione. Credo che nessuno venga in chiesa per essere offeso, per essere vilipeso, per essere maltrattato, per essere criticato, per essere giudicato. La Chiesa del Signore deve rimanere una casa di consolazione. Ed io amo rappresentare la Chiesa. La Chiesa che, secondo me, viene fuori dal Nuovo Testamento, mi piace rappresentarla con quella che io chiamo la casa del Padre, descritta nella parabola del figliol prodigo, dove c'è un padre, dove ci sono dei figli, dove ci sono dei servi, dove ci sono delle proprietà, dove ci sono delle greggi, dove c'è una famiglia, dove nonostante tutto si possono commettere degli errori, si possono fare delle scelte sbagliate, come quella del figlio più giovane che lascia la famiglia, lascia il padre, dilapida la parte della sua eredità, e nel giorno in cui lo spirito, quello spirito che Gesù ha presentato ai discepoli e ha annunciato, ha promesso a ciascuno di noi con un titolo ben preciso: il Consolatore. Quando io non ci sarò più, verrà a voi il Consolatore. L'azione principale dello Spirito di Dio è recare consolazione alla nostra vita. E quando il giovane si ritrovò nel fango ancora dei maiali, si ritrovò abbandonato dagli amici, si ritrovò senza speranza umana,
si ritrovò senza futuro, si ritrovò nella parte più bassa della sua vita. Il racconto di Luca ci dice che in quel momento egli ritornò in sé. Lo spirito accese una lampadina. Lo spirito andò ad aprire la porta del suo cuore e gli ricordò che dopo tutto, che nonostante tutto, egli aveva un padre del quale poteva fidarsi. E rientrato in sé, il giovane disse: tornerò da mio padre. Gli chiederò di accogliermi come uno dei suoi servi. È importante sapere che la Chiesa del Signore è quel luogo dove, nonostante tutto, ci sarà accoglienza. Ci sarà sempre una porta aperta, perché dove regna il Padre, dove abita lo Spirito di Dio, non si chiuderà mai la porta in faccia a nessuno. Alleluia. Anzi, si apriranno le porte, si andrà per strada, e quando quelli della famiglia non vorranno partecipare alle feste, alla festa, ci ricorda il Signore Gesù delle nozze, dove il Signore disse ai suoi servi: andate per le strade, andate a prendere gli abbandonati, i diseredati, i ciechi, i mendicanti, trasportateli, trascinateli, perché c'è posto, e nella casa del Padre ci sarà sempre un posto. Chissà, forse quando qualcuno scriveva la canzone che Mattias sicuramente non conosce, ma qualcuno di voi gli potrà far conoscere, quando Johnny Dorelli cantava "Aggiungi un posto a tavola", chissà, forse pensava alla casa del Padre. Ed è bello nella cultura ebraica mettersi a tavola e avere sempre un posto vuoto, perché nel desiderio e nella preghiera è il posto riservato al Messia, all'ospite celeste. È nella casa del Signore, dove egli è sempre presente, perché dove due o tre sono radunati nel suo nome, egli è nel nostro mezzo, noi dovremmo avere sempre la sedia vuota, il posto da occupare, il posto da riservare a uno di coloro che sono in cerca di accoglienza e di consolazione. E quando questo giovane tornò a casa, trovò non solo la porta di casa aperta, ma trovò il padre che lo aspettava fuori. Dio è colui che esce fuori dagli schemi. Dio è colui che esce fuori dalla chiesa per mezzo dello Spirito Santo e viene a cercare quel che era perduto. Perché egli è venuto, dice la Bibbia, a cercare ciò che era perduto. E noi siamo tra quelli che possono testimoniare: io ero perduto, io ero perso, io ero dimenticato, ma egli è venuto a trovarmi. E non solo è venuto a trovarmi, ma se siamo qui questa mattina è perché egli ci ha trovato. Forse qualcuno si è lasciato trovare, qualcun altro è stato raggiunto anche senza volontà, ma nel momento in cui ha sentito il bussare di Dio, ha aperto il suo cuore, ha aperto la sua vita, ha reso la sua volontà, ha piegato le proprie ginocchia, ha riconosciuto Gesù Cristo quale Signore e proprio Salvatore. Ritorniamo al nostro testo. Paolo scrive per la seconda, in realtà per la terza, se non addirittura per la quarta volta alla chiesa di Corinto. E noi abbiamo questo testo e lo abbiamo nelle nostre Bibbie identificato come seconda lettera, perché è la seconda di quella che è giunta successivamente, quindi è stata potuta conservare nella Bibbia. E scrive ad una comunità frutto della sua opera,
E non lo fa con un tono autoritario, non lo fa imponendo la sua persona, ma scrive a quelli di Corinto e lo fa insieme al fratello Timoteo, un giovane che egli stesso aveva coinvolto nel ministero, un giovane che egli stesso aveva allevato nelle vie del Signore. Ed io credo che i lettori della Bibbia e noi in quanto tali e come credenti ci dobbiamo rallegrare quando abbiamo a che fare con uomini di Dio che coinvolgono altri nell'opera del Signore, che coinvolgono altri più giovani nell'opera del Signore e che non solo li coinvolgono ma li trattano alla pari. Perché Paolo scrive a quelli di Corinto e non dice il giovane, il mio aiutante, il discepolo, non crea differenza tra lui e Timoteo, ma dice il fratello Timoteo, che già nella prima lettera aveva raccomandato alla Chiesa, dicendo se Timoteo verrà nel vostro mezzo, accoglietelo, trattatelo bene. Paolo e Timoteo, alla Chiesa di Corinto e insieme a tutti i santi dell'Acaia, la nostra visione di Chiesa, seppur una realtà locale, perché poi ogni chiesa vive la sua dimensione locale, dobbiamo tenere ben presente, sì siamo una comunità, piccola o grande che possa essere, ma come chiesa del Signore siamo parte di una grande famiglia, insieme a tutti i santi. Nel momento in cui noi siamo raccolti, nel momento in cui, come adesso, stiamo ascoltando la parola di Dio, soltanto nella nostra nazione ci saranno migliaia, decine di migliaia, e voglio osare e pensare centinaia di migliaia di credenti che in questo momento stanno pregando, adorando il Signore, meditando la Sua parola. E noi siamo parte di questa famiglia. Anche se a volte possiamo vederci in pochi, nello spirito invece dobbiamo avere questa consapevolezza che è grande la famiglia del Signore. E questa famiglia ha un capo, ha un compitore, ha colui che adempie la nostra fede, colui che è la ragione della nostra fede ed è Cristo Gesù. E Paolo scrive grazie a voi e pace. Ecco, dicevamo prima, l'andare in chiesa con un bisogno di consolazione. E quando lodiamo il Signore, quando offriamo un culto al Signore, noi dobbiamo lasciare la nostra riunione pieni di grazia e di pace, pieni di grazia e di pace, perché dove il Signore è innalzato, dove Cristo è predicato, abbonda la grazia. Nessuno deve lasciare il locale di culto schiacciato dalle proprie colpe. Si arriva in chiesa schiacciati dalle colpe, si arriva in chiesa sotto il peso dei propri peccati, ma in chiesa si deve incontrare la grazia di Dio, si deve incontrare l'amore di Dio, si deve trovare l'abbraccio di Dio, si deve trovare quell'accoglienza che ci fa dire: Padre, così come pensò il giovane, ho peccato contro di te, ho peccato contro il cielo. Ma l'amore di Dio copre i nostri errori. La grazia di Dio cancella le nostre mancanze. La grazia di Dio prende le nostre debolezze, i nostri errori, i nostri fallimenti e li getta nel fondo del mare, lontano da noi. Ed è questo che mette pace. Perché il sapere che la grazia di Dio, che l'amore di Dio ci accoglie, ci perdona, toglie dalla nostra vita il terrore del giudizio di Dio. Toglie da sopra di noi il terrore di sentirci eternamente mancanti e giudicanti. E quando viene meno la paura, il terrore del giudizio di Dio, la pace copre la nostra esistenza.
quella pace che nei secoli ha consentito che tanti arrivassero anche con serenità a dare la propria vita per amor di Cristo. Mi piace ricordare oggi, l'ho fatto con un articolo, con una breve ricerca che cercherò di ampliare nel tempo, mi piace ricordare che il 4 marzo di un po' di anni fa, oggi in Italia il 4 marzo è giornata di elezioni, di votazioni, molti sperano di cambiamenti, ma il 4 marzo del 1564 due testimoni quasi casertani, uno di Aversa e un altro di Caserta dalle parti di Caserta Vecchia, di Piedimonte, di Casolla, due uomini non qualunque, ma della nobiltà del tempo, che avevano ricevuto la testimonianza del primo protestantesimo nei circoli da napoletani curati dal teologo spagnolo Juan Valdés, avevano ricevuto la predicazione della grazia di Dio. In quegli anni la Chiesa predicava il terrore del peccato, che c'era bisogno di offerte per ricevere le indulgenze, che c'era bisogno di tanti soldi per aprirsi una porta nel cielo. E questo fu quello che scatenò la reazione del monaco Lutero e che dopo di lui incendiò tanti desiderosi dell'amore di Dio. Anche pur rimanendo nel mondo cattolico, tanti cominciarono a venirne fuori perché stavano conoscendo la grazia di Dio. La grazia che si ha per fede, non per meriti, non per capacità, non per qualità umane. E in quegli anni, prima che nascessero ancora i pentecostali, prima ancora che nascessero i battisti, prima che ancora nascesse la Chiesa luterana, le nostre terre sono state raggiunte dal seme della riforma, che non è altro l'opera dello Spirito Santo, quel consolatore mandato nei secoli e che ancora oggi opera e cerca quelli di buona volontà che vogliono servire e ossequiare l'Eterno. Tra questi c'era un uomo d'Aversa, il cui nome nella storia della città di Aversa è stato cancellato. Questo era diretto discendente del fondatore di Aversa, Rainolfo. E quest'uomo per famiglia aveva il marchesato su Casal di Principe, un'altra terra che oggi raccoglie e accoglie una nostra chiesa. Parlo di Bernardino Gargano, che fu inquisito due volte insieme all'amico Gianfranco Alois. E una prima volta vennero fuori dall'Inquisizione rinnegando, tra virgolette, dicendo che le accuse che venivano mosse nei loro confronti non erano vere. Però a distanza di anni, altri amici contrari alla riforma testimoniarono contro di loro e furono inquisiti una seconda volta e direttamente portati a Roma, dove finirono nelle celle romane, maltrattati, preparati, ma in quella circostanza non abiurarono, non rinnegarono la fede. E il 4 marzo del 1564 furono portati a Piazza Mercato a Napoli, un posto che penso la maggior parte di voi conosce, Piazza Mercato. E siccome erano nobili, ebbero una grazia, non vennero bruciati vivi, perché l'Inquisizione bruciava vivi coloro che erano dalla parte della riforma. Loro, siccome erano nobili, gli tagliarono prima la testa. Per amor di Cristo, per amor della verità, questi due uomini misero la testa
sul patibolo e furono uccisi per decapitazione. Ma non finì là, perché l'inquisizione era cruenta e barbara. Dopo presero la testa e il corpo e li bruciarono. 4 marzo 1564. E ancora oggi, in tanti posti del mondo, ci sono uomini e donne che per la propria fede vengono torturati, vengono uccisi barbaramente. E pensando a questi, noi apriamo il nostro cuore ancora di più alla consolazione, ci rendiamo conto di quanto deve essere forte e particolare l'azione dello Spirito Santo per questi fratelli e sorelle nella difficoltà. Benedetto sia Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione. Il Padre che annuncia Paolo, il Padre della casa della parabola del figliol prodigo e il Padre delle misericordie. La misericordia è quell'amore capace di incontrare il bisogno di ognuno di noi. È il Padre che Gesù ci ha mostrato. Il Padre che Paolo predica e che la Bibbia ci annuncia è il Padre di ogni misericordia. Misericordia al plurale, perché i bisogni di ognuno di noi sono diversi l'uno dall'altro. Ed egli è colui in grado di raggiungere i bisogni di ciascuno di noi. Non solo è il Padre delle misericordie, ma è il Dio di ogni consolazione. La consolazione viene dal Signore. E quelli che hanno conosciuto le sue misericordie, quelli che hanno conosciuto la sua consolazione, hanno una missione. Il verso 4 ci ricorda: il quale ci consola in ogni nostra afflizione. Non c'è afflizione che lo Spirito di Dio non possa alleviare. Nel testo greco l'afflizione è indicata da un termine che sta per peso. L'afflizione è qualcosa che ti schiaccia. Quando siamo afflitti, siamo schiacciati. Abbiamo sopra di noi un peso che impedisce il nostro cammino. L'afflizione è una situazione, una preoccupazione, un'ansia che alcune volte ci paralizza, ci rende incapaci di qualsiasi movimento. E la consolazione di Dio qual è? È quella di spostare questo peso. È quello di prendere questo macigno che è sopra di noi. Non è necessario gettarlo lontano. Basta che il Signore lo scarichi al nostro fianco. E siamo consolati da Dio quando avvertiamo questo senso di leggerezza, quando scopriamo che il nostro affanno, la nostra preoccupazione nelle mani di Dio non ci pesa più nulla. Venite a me, voi che siete stanchi e travagliati, afflitti, appesantiti, schiacciati, deponete il vostro carico, il vostro peso ai miei piedi e prendete il mio giogo, che ha una particolarità: è dolce ed è leggero. E quando noi siamo consolati in questi termini, Paolo ci ricorda, per mezzo della consolazione, che noi stessi siamo da Dio consolati. I fratelli, i conduttori, i responsabili ci provano in tanti modi a consolare. A volte non servono le parole, a volte è sufficiente l'abbraccio, quello che il papà del figliol prodigo mostrò. Un abbraccio vale più di tante parole, ma soprattutto la stretta, il sentire la mano di un amico, di un fratello, di un responsabile sulla propria spalla,
ci rassicura che Dio fa altrettanto. E questa parola ci dice che la consolazione con cui noi siamo stati consolati è affinché noi possiamo consolare gli altri. Ecco quello che dicevo all'inizio. Quel che Dio ha fatto nella nostra vita poi diventa strumento per parlare agli altri. La liberazione, la consolazione che noi abbiamo ricevuto è quel pane che Dio ci dà da poter spezzare con gli altri, da poter dar da mangiare agli altri, per poter dire: guarda, quel che Dio ha fatto nella mia vita, certamente lo può fare anche nella tua. Però questo nasconde un impegno personale, se preferite un comando. Paolo ci sta dicendo che se siamo stati consolati da Dio è perché io e te abbiamo una missione: andare a consolare quelli che ora sono nell'afflizione. Perché essere consolati e fermarci là non serve a nulla, ma come dei vasi comunicanti, ciò che Dio mette nella nostra vita deve uscire e raggiungere gli altri. Poiché nonostante tutto, e anche al di là di questa parola, le sofferenze di Cristo abbondano. Servire Dio, onorare la sua parola, porta sofferenza. Nella casa del Padre non c'è serenità, successo, prosperità. Non si vince sempre. Bisogna fare i conti con le difficoltà. Gesù diceva ai discepoli: io non ho dove posare il capo. Io non sono in grado di garantirvi sicurezza ogni giorno. Ma venite dietro di me ed io vi farò pescatori di uomini veri. Farò di voi delle persone speciali. Farò di voi delle persone diverse. Testimoni dell'Evangelo. Testimoni della consolazione di Dio. Ed è per questo che nonostante abbondano in noi le sofferenze di Cristo per la sua causa, per l'Evangelo, allo stesso modo abbonda la consolazione, perché Dio non ci lascia sotto il peso dell'afflizione. Così come ascoltavamo nelle testimonianze, Dio è fedele. Amen. Egli rimane fedele. Nonostante le nostre nullità, le nostre incapacità, questo ci dice che la sua grazia non è per i nostri meriti, è per la nostra bravura. La sua grazia è dono della fedeltà di Dio, perché Egli è lo stesso, Egli non è bugiardo, Egli non può mentire, Egli è fedele. La sua consolazione possa bagnare i nostri cuori questa mattina, che possiamo essere riempiti come dei vasi e che tutta questa consolazione non l'andiamo a nascondere sotto al letto, perché se nascondiamo la consolazione di Dio accade come per la manna del deserto: quella che veniva conservata diventavano vermi. Ma la consolazione deve bagnare la nostra vita e poi deve essere trasferita ad altri, perché se ora siamo afflitti, questa è per la nostra consolazione. Qualunque è la difficoltà che stai vivendo, sappi che lo Spirito di Dio è stato mandato per consolarti. E una volta che siamo stati consolati, questa consolazione opera salvezza. La possiamo sopportare noi, ma soprattutto la dobbiamo usare per raggiungere gli altri. Ecco, noi entriamo nella casa del Padre, ma dopo diventiamo quei servi che il padrone della casa manda per le strade ad andare a cercare ciò che è perduto. E noi abbiamo questa grande missione. Guardiamoci attorno e prendiamoci questo impegno. Ogni posto vuoto,
lo vogliamo vedere occupato, perché grande è la misericordia di Dio. Innumerevoli sono le sue compassioni. E allora che lo Spirito di Dio ci animi di forza e di coraggio, ci animi di zelo e soprattutto che possiamo essere rivestiti dall'autorità che nel nome del Signore Gesù per abbattere principati, podestà, alleluia, per proclamare la liberazione dei prigionieri, per annunciare la salvezza che è al presente. Noi non ci serve predicare il futuro. Noi oggi predichiamo che Gesù Cristo salva, libera. E poi se qualcuno ne ha bisogno, egli resta ed è anche colui che guarisce. Amen. Che il Signore ci aiuti. Amen. Dio vi benedica. Amen. Grazie.